Dal 1 gennaio entrerà in vigore l'assegno di inclusione che, come possiamo leggere sul portale dell'INPS, completa il quadro delle nuove misure di contrasto alla povertà e alla fragilità e prende il posto del vecchio reddito di cittadinanza attivo fino a dicembre 2023. Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 18 dicembre in via telematica attraverso il portale online oppure presso i patronati e i CAF. Dopo aver presentato la domanda è necessario sottoscrivere il patto di inclusione digitale sul portale del Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa. L'erogazione del beneficio avverrà nel mese successivo a quello della presentazione della domanda e solo una volta dopo aver firmato il patto di inclusione digitale. L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente che sia disabile, minorenne, con almeno 60 anni di età o in condizione di svantaggio. Il beneficio economico può essere composto da due quote, la quota A che prevede un'integrazione del reddito familiare fino a 6.000 euro all'anno e in alcuni casi 7.500 e la quota B che può arrivare a un massimo di 3.360 euro all'anno per coloro che vivono in un'abitazione con un contratto di affitto regolarmente registrato. Il contributo economico sarà erogato attraverso una carta di inclusione mensilmente e i componenti del nucleo familiare di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro, sono tenuti agli obblighi di partecipazione al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Infine, questa nuova misura messa in atto dal governo prevede anche degli incentivi per i datori di lavoro che volessero assumere un beneficiario dell'assegno.